Destini Incrociati è il progetto per la valorizzazione del Parco Storico di Montesole, realizzato dal Centro per l'Istruzione degli Adulti di Bologna in partenariato con Biblioteca Sala Borsa, per l'ottava edizione del concorso Io amo i beni culturali. Per la sua attuazione hanno inoltre collaborato l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, l'Istituto Storico Parri, il Museo Ebraico di Bologna, l'Associazione Interculturale Ex e Tra e l'Istituto Comprensivo 10 Fabio Besta di Bologna. L'iniziativa è stata supportata dall'Intergruppo Ardi del Parlamento Europeo. Il Parco Storico di Montesole è un luogo unico in Italia, per i suoi valori storici, umani, culturali e ambientali che ne fanno un libro aperto e vivente. Ripercorrendo le vicende storiche di Montesole, attraverso un percorso di riflessione e comparazione storica, gli studenti del CIPIA, prevalentemente stranieri di diverse nazionalità, hanno potuto intrecciare parallelismi e similitudini con le situazioni attuali dei loro paesi d'origine e con le storie personali in un'ottica collettiva. La partecipazione al concorso IBC è stata occasione di espandere la didattica in più direzioni, grazie anche all'apporto di professionalità esterne, consentendo di potenziare aspetti relativi all'apprendimento permanente di cui il progetto è promotore. La scelta stessa di valorizzare il parco, luogo simbolo di avversità, nell'intervento educativo proposto è stata cruciale in quanto ha permesso di trattare presenze complesse di natura storica, culturale e ambientale in un territorio che ha dimostrato una forte resilienza, facendosi oggi portatore di valori universali, da cui prendere esempio per la costruzione di un proprio percorso di vita come cittadino attivo e partecipante. La Biblioteca Sala Borsa di Bologna, primo partner del nostro progetto, è una risorsa territoriale di notevole importanza che ha apportato un valore aggiunto sia nella fase di definizione degli obiettivi e nella realizzazione delle singole azioni che nella promozione degli esiti finali. Questa collaborazione è stata infatti strategica perché ha contribuito con la condivisione di esperienze diversificate che hanno offerto spunti alternativi di lavoro e di ricerca. Nell'ambito di svolgimento degli incontri, gli studenti hanno infatti potuto confrontarsi con esperti provenienti da vari settori e aree disciplinari, la cui ricchezza delle competenze, delle risorse e delle conoscenze a disposizione si è dimostrata utile per espandere i temi della ricerca in più direzioni. Il lavoro di ricerca in Biblioteca Sala Borsa è iniziato consultando libri, documenti, vedendo foto e documentari con le spiegazioni degli esperti su temi generali di inquadramento storico. All'incontro introduttivo è stato presentato il film Lo Stato di Eccezione, processo per Montesole 62 anni dopo. Il film racconta il processo ai nazisti responsabili dell'eccidio. Ha partecipato inoltre Loris Lepri, autore e sceneggiatore dei testi, che ha spiegato agli studenti il senso dell'impegno civile e dell'importanza della memoria storica. Si è tenuto poi un incontro successivo di approfondimento bibliografico e documentario sulle vicende accadute a Montesole con l'analisi delle fonti, dirette e indirette, utili alla ricerca storica, tra cui testi, articoli di giornali, graphic novel, foto racconti da web, cortometraggi, video e quant'altro disponibile in biblioteca per l'argomento di studio. Infine è stato realizzato un laboratorio per la produzione di materiali grafici, scritti e disegnati dagli studenti presso la sede del CIPIA in Viale Vicini. Durante quest'incontro con gli esperti di Sala Borsa, gli studenti hanno appreso delle nozioni base di composizione grafica e hanno realizzato elaborati pittorici in gruppo. Tra questi, una tavola grafica di grandi dimensioni che sintetizza simboli e concetti risultato del lavoro di ricerca svolto in Biblioteca Sala Borsa e con gli altri partner, ma anche di avvenimenti assimilabili a quelli di Montesole vissuti in prima persona dagli studenti, o che sono nella memoria della storia dei loro paesi di provenienza. La tavola grafica, insieme a tutti gli altri elaborati prodotti dagli studenti, è stata poi esposta nella mostra conclusiva allestita a Sala Borsa nella Piazza Coperta.
L'azione dell'Istituto Storico Parri di Bologna è stata quella di coadiuvare la contestualizzazione storica del percorso. A tale proposito, si sono tenuti presso l'Istituto degli incontri in cui sono stati approfonditi temi quali la fase di occupazione nazifascista fino alla liberazione, con particolare interesse dedicato alla formazione delle brigate partigiane, alle forme di resistenza attiva e passiva, e alla collaborazione delle forze di Salò e della stampa locale. È stata inoltre approfondita la vicenda giudiziaria di Walter Redder, l'ufficiale nazista che ordinò l'eccidio di Montesole, per avanzare una riflessione particolare sul concetto di crimine di guerra e la negazione dei diritti umani. Il percorso, infine, si è concluso stimolando gli studenti a costruire dei confronti tra differenti epoche storiche per trovare alcuni elementi utili al dialogo tra le diverse culture e avanzare ipotesi di soluzione ai problemi attuali in vista della cooperazione internazionale. Attraverso questa collaborazione, è stato possibile fornire agli studenti gli strumenti per interpretare situazioni anche complesse del passato e del presente, per favorire in loro lo sviluppo di un pensiero teso al dialogo, al confronto storico diacronico e interculturale per superare pacificamente i naturali conflitti che possono sorgere tra differenti culture, paesi e ideologie politiche, come anche formulare risposte positive nelle relazioni personali, nella vita quotidiana e nel territorio in cui vivono e agiscono. Il lavoro è stato compiuto durante una serie di incontri laboratoriali in cui sono state proposte agli studenti alcune letture di poesie in varie lingue create da migranti di diverse aree di immigrazione sul tema del dialogo e del confronto. Gli studenti hanno poi svolto delle elaborazioni e riflessioni personali anche in riferimento a temi riguardanti il dialogo europeo tra paesi e culture di diverse aree geografiche, come proposto dall'intergruppo del Parlamento europeo ARDI che ha fornito il supporto documentario per realizzare un'attività concreta mirante alla piena cittadinanza europea e all'educazione sull'eguaglianza. Nello spirito del progetto, è stato indispensabile riferirsi a queste buone pratiche da seguire per il superamento di pregiudizi e il rispetto delle singole diversità, all'inclusione e alla cittadinanza attiva che possono raggiungersi solo con la prevenzione di ogni forma di discriminazione, culturale, razziale, religiosa, di genere e di età. Il risultato prodotto dagli studenti nelle attività didattiche e laboratoriali, tra cui racconti, poesie, versi liberi scritti in varie forme e lingue anche corredati da disegni e illustrazioni, è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Interculturale Axetra. Nell'ambito del progetto, si sono tenute al Museo Ebraico di Bologna delle lezioni destinate agli studenti del CIPIA. Nel corso degli incontri didattici e formativi sono stati approfonditi temi quali la conoscenza della cultura ebraica, le origini storiche dell'antisemitismo e del razzismo moderno, i pregiudizi, le persecuzioni, fino al progetto di sterminio messo in atto da Hitler. Dal quadro storico generale, si è visto poi in dettaglio come l'Italia fascista di Mussolini ha collaborato con i nazisti e le motivazioni che hanno portato all'emanazione delle leggi razziali del 1938, nonché le vicende ricadute sulle comunità ebraiche italiane, con particolare riferimento al territorio dell'Emilia-Romagna e alla città di Bologna. La contestualizzazione storica è stata condotta con incontri interattivi, visione di spezzoni filmici, visite guidate agli spazi del museo, puntando sulla partecipazione attiva e stimolante degli studenti. Tale apporto è stato indispensabile perché gli incontri sono stati caratterizzati da un forte interesse per gli argomenti trattati in quanto gli studenti, quasi tutti stranieri provenienti da paesi extraeuropei, hanno stabilito una corrispondenza storica tra avvenimenti del nostro passato e argomenti attuali quali la loro condizione di migranti, soprattutto per motivi legati all'instabilità vissuta nei loro paesi, dove ancora sono vive le guerre, le persecuzioni etniche, le discriminazioni di tipo religioso, di genere, e le violazioni dei diritti umani fondamentali. Questo progetto è stato interessante perché mi ha fatto riflettere sulle atrocità che nazisti e fascisti hanno commesso. È un lavoro interessante perché tiene vivo il ricordo di quella terribile e folle epoca storica.
Secondo me, facendo questo cartellone, ho saputo quanto dolore hanno sofferto delle persone per sopravvivere. Per me questo laboratorio ci è servito per capire che non dovremmo lamentarci della vita che abbiamo. Per me le leggi razziali sono state create sulla base di falsità e di incomprensioni. Come al solito l'uomo è riuscito a dimostrare di saper essere meno umano di quelle che al tempo definiva bestie. Io penso che escludere una persona dalla società solo perché è ebrea è una cosa impensabile. Secondo me non bisogna fare differenze solo perché uno ha il colore della pelle diverso, predica una religione diversa, eccetera. Oggi, anche se siamo nel 2019, non ci siamo del tutto rivoluzionati perché ci sono alcune persone che fanno ancora distinzione tra bianchi e neri, ma non hanno ancora capito che facciamo parte della stessa razza, quella umana. Per me il periodo nazista è l'assoluto tempo di pura crudeltà perché i soldati hanno fatto dei gesti orribili di cui andavano fieri, come uccidere dei neonati. Per me l'emanazione delle leggi razziali è stato il gesto più brutale che il regime nazista abbia mai fatto. È come se in una classe venissero emarginati ragazzi e ragazze che hanno i voti inferiori a loro. Per me il periodo nazista era orribile perché gli ebrei venivano trattati come oggetti dai tedeschi e non come persone. Per me il periodo nazista è stato un periodo orrendo, pieno di uccisioni, maltrattamenti che facevano i tedeschi e gli ebrei. L'unica differenza tra un gommone e un treno per Auschwitz è che il gommone porta a una vita migliore. Trovo ingiusto che nell'epoca nazista sia stato possibile uccidere masse di persone indifese, in quanto ebrei. Secondo me il periodo nazista è stato orribile perché uccidere tutte quelle persone senza motivo è una cosa inaccettabile. Secondo me il periodo nazista è crudele e spietato perché mostra come i tedeschi sterminarono gli ebrei senza avere pietà. L'ente Parchi Emilia Orientale ha offerto una visita guidata al Parco Storico di Monte Sole e al Sacrario di Marzabotto. Le guide volontarie, Antonella e Umberto, hanno accompagnato nella giornata del 30 aprile 2019 gli studenti in una escursione storico-culturale e ambientale attraverso un itinerario che si è snodato nei luoghi simbolo della strage nazifascista con l'approfondimento di temi trasversali, quali la conoscenza morfologica del territorio e delle sue risorse naturalistiche, architettoniche e produttive. Sotto la loro guida, gli studenti hanno potuto ripercorrere questi luoghi, ricordando il sacrificio delle vittime e potuto osservare quello che la violenza della guerra ha lasciato: dolore, rovine, distruzione e vuoto. Gli studenti hanno ripercorso gli stessi sentieri che venivano usati dagli abitanti di Monte Sole, e durante la guerra anche dai partigiani e poi dai militari nazifascisti. Hanno visto i ruderi da Caprara di sotto a Caprara di sopra, prima abitati e oggi testimonianza storica. Un percorso emotivo che è proseguito visitando la chiesa di Casaglia, la chiesa più importante dell'intera zona e punto di riferimento per i fedeli che vivevano a Monte Sole, anch'essa ridotta a rudere. Ultima tappa nel parco è stata il cimitero di Casaglia. Infine il viaggio si è concluso al Sacrario di Marzabotto, dove sono custoditi i resti dei martiri dell'eccidio a memoria delle crudeltà della guerra. Gli studenti, durante il percorso, hanno dato voce alle vittime leggendo le testimonianze di quei pochi che sono riusciti a sopravvivere alle raffiche di mitra e alle bombe a mano. Hanno avuto anche l'opportunità di scrivere le loro emozioni su fogli, fare disegni, usati successivamente in classe per stimolare in loro riflessioni su quanto è accaduto. Sono emersi sentimenti di compassione per le vittime e di incomprensione per la crudeltà nazifascista che si è compiuta in questi borghi. Tutti questi sentimenti sono stati incanalati, con l'aiuto di quanto appreso negli incontri e nei laboratori, verso un'ottica di formazione e di educazione al dialogo, per trasformare la memoria in cittadinanza attiva, nell'impegno alla trasformazione non violenta dei conflitti.
nel rispetto dei diritti umani e nella convivenza pacifica, per una società senza razzismi e senza violenze di ogni tipo verso l'essere umano e il suo ambiente. Il percorso che gli studenti hanno vissuto è stato dunque carico di emozioni, stimolando nelle coscienze di tutti l'impegno a coltivare un equilibrio sociale che prevenga ogni forma di brutalità. Da qui l'esigenza di partecipare ai problemi contemporanei affinché la lezione appresa a Montesole possa essere una risorsa per tutta la vita. Infatti gli studenti, protagonisti attivi al Festival dei Diritti Umani del 7 maggio 2019 tenuto alla Cineteca di Bologna, hanno qui appreso le modalità di partecipazione sociale, da costruire con linguaggi non violenti, con pratiche benefiche e soprattutto rivendicando diritti uguali per tutti, nonché l'importanza di manifestare pacificamente in un flash mob nazionale. La mostra Sala Borsa racconta attraverso testi, poesie, disegni, fotografie e video il percorso degli studenti del CIPIA Metropolitano realizzato insieme agli alunni della terza classe dell'IC10 Fabio Besta di Bologna. Un lavoro per preservare e condividere tra le nuove generazioni la memoria storica di uno dei più importanti luoghi simbolo degli eccidi nazisti della Seconda Guerra Mondiale, il Parco di Montesole. Gli eccidi e le persecuzioni razziali, come altri prodotti dell'odio e della violenza, non sono solo ricordi della storia ma lezioni di vita per il futuro. Nell'interpretazione degli studenti, un mondo migliore si può costruire con il dialogo e la comprensione delle reciproche differenze. Mi chiamo Eliseo, vengo dal mare. Mi è piaciuto questa foto per visitare Montesole, dove c'è le persone in casa. Questo posto dove c'è la chiesa, ucciso, bambini anche anziani, anche donne. Questo Montesole si trova e non so quanto. Le bambini, donne e uomini furono alla chiesa, non so come furono andati alla chiesa, perché loro pensavano che la chiesa stavano protetti, però invece no, le militari comunque furono lì e ho visto tutti, anche il parroco della chiesa. Va bene, tu conoscevi questa storia o l'hai conosciuta a scuola? No, l'ho conosciuta qui. Allora, Montesole, perché è andato là, il nostro paese sembra quello. Io pensando, il nostro paese è così. Questo per me viene un po' fuori, 770 persone. Chiese distrutto, cimitero. Ciao, mi chiamo Vari, io vengo dalla Georgia.
foto. Qua noi eravamo a biblioteca, dove abbiamo guardato le libri. Anche noi siamo andati a Montesole, dove era la seconda guerra mondiale, dove i tedeschi hanno ucciso tutti gli abitanti. Mi chiamo Blessi, vengo dalla Nigeria. Ho 16 anni. Con questa foto mi ricordo quando siamo andati a Salabossa. Questo qui, quella data qui, è la mia amica. Da qui ci sono la mia foto dove siamo andati a Montesole. Mi ricordo tante cose da qui. E che... Cosa ricordi di Montesole? Mi ricordo che la guerra è una cosa brutta. Questo qui è dove c'è la pastore. La pastore che è morto da Montesole. Ho scritto il suo nome, data di nascita, tutto lì. Dove uccidono tanti italiani, donne e bimbi. Mi chiamo Nathaniel Domingo, sono di Filippini, sono un filippino. Scelgo questa foto perché in questo momento siamo andati al Museo Ebraico per imparare la cultura dei ebrei. Ho imparato la differenza della cultura di ebrei incontro nella nostra cultura. Ho imparato il razzismo. C'è persone ignoranti. Le persone superiori incontro le altre persone. Io mi chiamo Kautar Abuziane, vengo dal Marocco. Ho scelto questa foto, qui ci sono io e i miei amici. Abbiamo disegnato questo pannello. Mi chiamo Dominic. Vengo da Ghana. Pace è importante per tanti umani. Mi chiamo Aisha. Io vengo dal Pakistan. Abbiamo lavorato sul pace, noi abbiamo scritto tante poesie. Pace, dialogo, conoscenza, dittatura, guerra, eccetera, eccetera, tanti altri. Bene, e siamo arrivati alla...
perché le persone devono... Devono dialogare tra di voi, tra di noi, sì. Tra di loro. Anche gli stati, cosa mi hanno detto? Gli stati dovrebbero dialogare invece di guerra. Perché quando inizia la guerra è distrutto tutto, non c'è studiare, non c'è per fare lavoro, non c'è nessuno, non c'è niente. Avevano fatto una poesia, un corso di poesia con un signore. Sì, questa giornata mi ha molto piaciuta perché ho imparato molte cose, messaggi che nella poesia, perché la poesia è una cosa che impara molto cose interessanti per la nostra vita, per fuori o tra amici, in classe o fuori. Ho veramente piaciuto questa giornata perché ho imparato molte cose importanti. Il dialogo è una comunicare tra due persone, sì, per mettere due o tante persone, sì, per avere una... come dire... un confronto con tante persone. Per risolvere un problema, un problema, sì. Sì, per me questo è il dialogo. Vi ho raccontato una storia di un film che mi aveva toccato il cuore, si titola L'uomo che avverrà. Gli eventi, accidenti, la strage di Marzabotto, che non è lontano di Bologna, visti attraverso gli occhi di una bambina di 8 anni, l'unica figlia di una famiglia di contadini che come tanti fatica a sopravvivere. Anni prima lei ha perso il fratellino e dopo pochi giorni le ha messo a parlare. Okay. Sono Mariam, vengo dal Marocco e sono divertita. Grazie, ciao.